Sopralluogo alla protezione civile. Monitoraggio sulle spese dei gruppi. Osservatorio sull'usura. Corecom, conciliazioni anche via web. 7 giorni in consiglio. Attività settimanale delle commissioni. Prima, bilancio, per il disegno di legge sulla società di committenza regionale SCR. Audizioni in seconda, trasporti, con SADEM e Agenzia Metropolitana sui collegamenti con l'aeroporto di Caselle e in terza, attività produttive, sui confidi. La Commissione Ambiente ha svolto un sopralluogo nella sede della Protezione Civile. Dimensionamento scolastico e buona scuola all'ordine del giorno della Commissione Cultura. In primo piano. La Commissione Ambiente ha visitato la sede della Protezione Civile regionale. Durante il sopralluogo, i tecnici hanno illustrato le esperienze di previsione, prevenzione ed intervento nel campo della difesa idrogeologica del territorio, a 20 anni dalla drammatica alluvione del 1994. Nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha abolito il contributo economico ai gruppi consiliari. Gli effetti positivi della decisione sono già visibili a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio. La spesa media di questo primo trimestre per ciascun consigliere si è attestata intorno ai 145 euro su un budget disponibile nei 12 mesi di 7.500. Le tabelle dettagliate, dopo l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza, verranno rese disponibili online sul sito del Consiglio. Incontri nelle scuole e collaborazione con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sono queste le principali linee di intervento che seguirà l'osservatorio sul fenomeno dell'usura insediato a Palazzo Lascaris per la 10ª legislatura. All'incontro, aperto dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, presieduto dal consigliere segretario Gabriele Molinari, sono intervenuti esponenti delle fondazioni antiusura, rappresentanti della prefettura di Torino, delle forze dell'ordine, delle associazioni dei consumatori ed esperti in materia di lotta all'usura. C'è un nuovo servizio che il Corecom mette a disposizione di tutti i cittadini, la possibilità di effettuare una conciliazione senza muoversi dalla propria sede di residenza attraverso la web conference. Con l'ausilio di un PC e di un tablet per la firma grafometrica è possibile svolgere la controversia permettendo al cittadino di appoggiarsi alla sede URP più vicina a casa propria. Il servizio di conciliazione delle parti, nelle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni, è gratuito.